Allora, ragazzi, buongiorno. Eravamo già venuti qui per farvi vedere una situazione di degrado totale, un campo Zingari che è costato 1 milione di euro pagato dal PD, Sala e Maiorino, che è in queste condizioni. Facciamo vedere, avevo già fatto vedere questa settimana, siamo venuti a fare una diretta e eravamo solitari. Oggi siamo tornati con gli amici della Lega di Milano, Stefano Bolognini, un sacco di giovani, adesso ve li presento un po' tutti, perché eravamo in attesa che ci fosse lo sgombero, cioè lo sgombero era la pulizia di tutto questo, e invece, come vi dicevo, c'è il motorino, se qualcuno si è perso un bellissimo motorino, un 200 quello lì, se qualcuno vuole degli elettrodomestici, vabbè, un po' usati, dei ricambi, però, dei ricambi, secondo me i ricambi non li trovi però. Stefano Bolognini, il commissario della Lega di Milano. Buongiorno Stefano. I ricambi non li trovi però, perché guarda, hanno scassato persino il plexi a suono, penso sia vetro, della lavatrice. Hanno tolto tutto, non c'è più un tubo, non c'è più assolutamente niente. Questo era un fornello, una cucina. Questo è il disastro che potete vedere. Siamo a Milano. Sindaco Giuseppe Sala. Oh, ma sai che Beppe Sala vorrebbe andare a fare il ministro? Ste, ci aveva provato con Grillo, gli è andata male, l'hanno trombato e infatti poi ha voluto ricandidarsi a Milano e adesso ci sta provando con Draghi. Ti immagini Beppe Sala che dice ciao al Comune di Milano e al PD e va a fare il migliore? Ma sai, Draghi, hai sbagliato. Prima che il sindaco Sala, diciamo, pensi ad altro, poi questo lo valuteranno i milanesi. Mentre parlavi, sai cosa mi viene in mente? Premesso che siamo nel Parco Sud, quindi un parco agricolo che Anche qua Parco Sud. Certo. Ah, Parco siamo Sud. Nel Parco Sud, quindi un'area agricola che andrebbe tutelata. Poi sappiamo come anche queste giunte sensibili ai temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'agricoltura. Qui vicino ci sono anche degli agricoltori, oltretutto, che ancora vicino a Milano svolgono l'attività. Ma oltre al 1 milione di euro che Sala o che la giunta ha impegnato per realizzare questo campo nomadi, quanto costerà la bonifica di quest'area? Quanto costerà smaltire tutto questo ai cittadini milanesi? Facciamo vedere, bravissimo, perché uno dei temi, il tema che Stefano ha buttato qua. Ciao ragazzi, loro non sono gli ex abitanti della zona, Francesco Giovanni. Presentatevi gli amici. Francesco Giovanni, capogruppo qui della Lega e Municipio. Diciamo che ci siamo stati un po' di volte in questo campo, quindi purtroppo. Conoscevi già questa realtà. Conosciamo, questo è un milione di euro buttato via. Milione di euro, guarda, e l'AMSA, diceva giustamente Stefano, dovrà venire. L'AMSA è l'azienda dei servizi ambientali, insomma, la nettezza urbana. Dovrà venire a buttare via tutto, recuperare tutto questo. E eccolo lì, Igor Iezzi, un collega parlamentare della Lega. Fatto bene a precisarlo, se no sembrava un nome. Sì, perché arrivava così un po'. E l'AMSA, dicevo, dovrà venire a recuperare tutta sta roba. Perché Bolognini lo diceva prima. Buongiorno Tina. Lo diceva giustamente Tina. Lo diceva giustamente Stefano. Venite, ve l'ho già fatto vedere, ma voglio rifarvelo vedere, perché questo è un parco, il Parco Agricolo Sud Milano, sul quale la sinistra si parla tanto. Dopo andiamo a vedere anche quella roba là bruciata. Vi faccio rivedere i cavi. Guarda i cavi, gli ex cavi. Vieni. Qua ci sono le carote. Della spazzatura. Vabbè. Vedi? Questi erano cavi. Erano cavi e qualcuno, è evidente, ha dato fuoco a tutto questo. Ma qui sono... è casuale, eh? Non, è casuale che qui ci fosse un campo rom... un campo di nomadi. nomadi con le casette, che ci è costato 1 milione sto giochino qua. E l'accusa che il PD tira fuori è: ma questi qua sono fondi che il ministro dell'interno allora Maroni aveva dedicato alla socialità, proprio al piano rom. Beh, se il PD ha speso quei soldi così, complimenti, cioè si lamentano del fatto che pure, ma è follia. Allora, questi sono ex cavi e sono andati a fuoco. Questo è un parco, teoricamente è un parco. Il Parco Agricolo Sud, quello sul quale peraltro il PD, insomma, tutti quanti dovrebbero puntare, perché appunto siamo tutti ecologisti, ambientalisti, viva le biciclette, viva sto cavolo, perché guarda qua, fai vedere, tutto bruciato e tutto abbandonato. Adesso noi cittadini pagheremo anche per la bonifica, perché l'azienda dovrà venire a recuperare tutta questa spazzatura
e chiaramente dovrà fare anche la bonifica, perché lì sono stati bruciati, come vi dicevo, cavi, plastiche, eccetera, eccetera. Questa roba chissà cos'è? Vediamo. Ah, guarda, sono degli ex neon, perché definirli neon mi sembra un po' troppo. Vedi, sono degli ex neon, li hanno buttati, guarda quanti. Chissà chi li ha portati qua. È casuale, probabilmente degli extraterrestri sono arrivati da Marte e proprio casualmente vicino a un campo Ziegler hanno portato tutto qua. Nessuno sta dicendo che sia colpa loro. Guarda che bello questo. Questo probabilmente era un magazzino, anzi forse era tipo un occhio, che qua ci sono vetri e c'è roba ovunque. Probabilmente anche dobbiamo stare attenti. Lì c'è una bombola. Guarda che culo che non è esplosa nell'incendio che c'è stato, l'evidente incendio che c'è stato qua. Hai visto? Sono stati fortunati che non è esplosa la bombola. E vi dicevo, questo è la realtà del campo nomadi più bello del mondo. E mi chiederete, ma perché sei tornato qui, Alessandro, visto che la diretta l'hai già fatta questa settimana proprio da qui, facendoci vedere casetta per casetta, entrando in ognuna? Perché qui, quando c'è stato lo sgombero un paio di settimane fa, sarebbero dovuti arrivare i vigili, la polizia locale di Milano, sulla quale peraltro ci sono degli interessanti, su alcuni protagonisti della polizia locale di Milano ci sono delle interessanti indagini che riguardano le multe, eccetera eccetera, ma chiaramente in comune non ne sa niente nessuno, Sala non è mai responsabile, sono sempre gli altri. E dall'altra parte, vi dicevo, dovevano venire i vigili per portare via le carcasse di macchina rimaste, perché come vedete, e adesso anzi ve le faccio rivedere, ci sono delle macchine abbandonate, oltre dei pezzi, perché sono state vampirizzate, come si dice, alcuni catorci. E ci doveva arrivare appunto l'azienda della Nettezza Urbana per recuperare tutto questo e iniziare la bonifica. Sono due settimane che stiamo aspettando, ma io ci torno, anche settimana prossima per farvi vedere l'efficienza lombarda, che purtroppo quando parli di Sala evidentemente sai, grandi manager. Allora, guardane una là, questa la polizia locale li deve portare via, non c'entra niente polizia, carabinieri, perché poi so perfettamente come si comportano. Il comune, cioè Beppe Sala, vorrebbe sicuramente o tenterà di dare la colpa a qualcun altro. Polizia locale di Milano, questa macchina va portata via, chiamiamola macchina, quell'affare va portato via, quell'altro va portato via, ne abbiamo già visti un altro paio, là ce n'è un altro ancora, insomma un disastro. Ma vi volevo far parlare anche con le altre persone che ci sono qua, perché insomma voglio sapere da quando è stato inaugurato insomma questo campo, e in più volevo anche ragionare su un'altra cosa: dove sono finite queste persone? Perché insomma lasciare Gianni dov'è? Ah, Gianni è dentro, Gianni, perché sai cos'è? È così bello stare qui a vedere questi luoghi così interessanti, che uno non può non cogliere l'occasione di visitare questo luogo. Francesco, ma abbiamo spesi noi questi soldi, come milanesi li guardavo. Ma da quant'è che c'è questo? Allora, questo campo qui c'è da una decina d'anni più o meno. Dieci ha anni. Avuto varie vicende, era addirittura più grande la parte abusiva, questa qua qui ovviamente, però perché anche di là, anche di là, perché dove c'è stati, questa discarica dove siamo andati noi adesso, esatto, era parte del campo anche. Però tutto questo era legale ovviamente come campo, questo qui era deciso dal comune di Milano. Diciamo che ha avuto varie vicissitudini di cronaca principalmente, ogni tanto sì, c'era qualche blitz. Sì, perché c'è un campo zingari che adesso vi faccio vedere abusivo dall'altra parte. E da una parte, adesso non so dirvi se qui erano Rom e la Sinti, comunque c'erano due etnie differenti che non andavano troppo d'accordo, ma vi faccio vedere adesso la distanza, e quindi casualmente ogni tanto qualche baracca di queste saltava o qualche baracca aria di quelle là saltava in aria. Dopo ve ne faccio vedere una di quelle saltate in aria. Quindi c'erano un po' di discordie tra un campo zingari regolare e un campo zingari irregolare, e questi litigavano e saltavano le baracche. Che tra l'altro questo campo aveva vinto anche un premio come migliore campo rom d'Europa.
Questo qui era considerato dalla sinistra il migliore campo rom d'Europa, talmente migliore che la sinistra ha deciso di sgomberarlo e chiuderlo. Ma perché? Perché questo è ciò che ne è rimasto, tra l'altro. Ma scusa, ma qua c'erano anche dei minori? Qua c'erano minori, noi avevamo addirittura parlato con i presidi delle scuole per capire se andavano a scuola. E ovviamente quasi nessuno andava a scuola, c'era addirittura un servizio offerto dal comune di Milano che portava un bus tutte le mattine qui per portare i minori a scuola, ovviamente pre-Covid, e questo ovviamente apriva le porte e le richiudeva dopo un minuto perché non ci saliva nessuno. Ma non solo, essendo un campo vero, tecnicamente dovevano pagare regolare. Un affitto. Un campo regolare, dovevano pagare un affitto questi qui. Ecco, meno del 20% lo pagava. E Sala ha fatto due delibere, 50 euro era. Cioè tu avevi la casetta, esatto. 50 euro al mese. Esatto. Però le spese saranno state altissime. Immagino. Non lo so, la corrente, la luce, il gas, l'acqua. No, questo qui era parte del comune di Milano. Tra l'altro per il Covid ci sono state due delibere che gli aveva tolto anche questa parte di affitto. I 50 euro non si pagavano più. Erano stati abbonati. Ma tanto non le pagavano. Facciamo due passi. Volevo farvi vedere cosa c'è dentro con la macchina. Insomma, erano qua da circa una decina d'anni. Ma la domanda che magari qualcuno si sta ponendo, ma tutte le per quanti erano? Allora, qui erano una ventina di nuclei familiari, okay, però quindi non erano fissi, perché ogni tanto ne arrivava qualcuno di nuovo, qualcuno non veniva accettato, infatti gli bruciavano la casa, o qualcuno si spostava. Quindi, diciamo 3-4 persone, 4 di media, una ventina di anche un po' di più. Insomma, un bel po' di gente. Vediamo cosa c'è dentro questa, questa bella vettura. Guarda là, vedi? No, guarda. Là c'è l'altro campo, no. C'è l'altro campo, no, ma li vedi quelle fiamme? Aspetta che ve le faccio vedere. Vai. Allarga un po'. Allarga, Vedi che ci sono delle fiamme? Questo è Parco Sud di Milano. Hai capito? Qui governa il Partito Democratico, Qui governa il Partito Democratico. Quelle là sono fiamme e non sono neanche proprio basse. Dentro al parco, tutto dentro al parco. Là era dove c'era il vecchio campo rom, che potete vedere, diciamo, gli antagonisti di quelli che vivevano qua. Lì vedi quelle catapecchie là? Prova ad allargare un po', a far vedere ai nostri amici. Lì c'è il fuoco, vai un po' più a sinistra, eccole là, vedi? Ma stiamo parlando di forse 200 metri di distanza tra gli uni e gli altri, non è che ci si amasse molto, e quindi diciamo che quelle fiamme a volte arrivavano da questa parte e insomma, diciamo, non con grande lungimiranza si era stata fatta questa scelta di appunto regolarizzare un campo, no, ma di quello di là era irregolare, questo di qua era regolare. Guarda che bello. Questa è... Ah, c'è della pasta anche. Pasta, zucchero. Guarda, lì ci sono anche dei dolcetti. Guarda lì sotto. Li vedi? Che bello. Insomma, ragazzi, questa è una delle realtà per le quali la Lega oggi si sta muovendo, perché su Milano ci sono molte situazioni come queste e la Lega milanese appunto sta facendo questa... Diciamo questa giornata nella quale... Adesso chiediamo a Stefano, una giornata nella quale stiamo facendo risaltare... Stefano, eccoci. Quali sono gli altri luoghi dove oggi la Lega sta facendo questo genere di presidio per far vedere ai milanesi qual è la realtà? Partiamo dal centro, via San Vittore, via Carducci di Amicis, dove un cantiere che è in ritardo di almeno 7-8 anni sta mettendo in ginocchio il quartiere e tutta la zona. Un cantiere assolutamente senza senso, perché è durato tantissimo, che impedisce alla gente di passare, alle macchine di passare, che quindi poi ha portato a impoverire il quartiere, a portare degrado. Poi dopo tanti anni di sofferenza il sindaco Sala addirittura ha pensato, davanti alla chiesa di San Vittore, dove c'è una piazza senza auto perché si vuol vedere la bellezza della facciata della basilica, di mettere le palme. In centro a Milano, la famosa basilica di San Vittore, un'altra perla, chiamiamola così, è di una piazza che anni fa era stata liberata. Che in milanese era... di solito avrebbe una vocale differente. Esatto. E quindi insomma, al termine di tanti anni di fatica, di lavoro, di negozi che purtroppo sono chiusi perché poi non passava nessuno. E quindi questo è in centro. È in centro. Poi abbiamo degrado dietro le case popolari di Giambellino, dove purtroppo, anche a causa sempre dello stesso cantiere della metropolitana, ma molto più avanti, molto più lontano, ci sono bivacchi, schiamazzi, extracomunitari che vanno la sera, lasciano rifiuti, si trovano con le birre, eccetera, e dove la polizia locale non si vede praticamente mai.
Poi abbiamo un immobile occupato in via Esterle, abbiamo un palazzo occupato da tantissimi anni in piazzale Stuparic, con schiamazzi, rumori notturni dove la gente non può dormire, e poi sempre in piazzale Stuparic abbiamo la corsia preferenziale della 90-91. Facciamo due passi. Che si perde nel nulla, e quindi anche questo si perde nel nulla. Tu arrivi con la perché sì. Insomma, noi siamo per il mezzo pubblico, efficientare appunto la mobilità con i mezzi pubblici. Tu hai la, spiegami perché magari... Cioè praticamente l'area centrale di tutta la circonvallazione è destinata ai mezzi pubblici. Ce n'è invece un traffico, peraltro è un punto importante della città, perché arrivano anche le autostrade lì, quindi c'è anche bisogno che il traffico venga fluidificato, che è abbandonato nel nulla. Ci sono delle sbarre, dei paracarri, e dietro c'è sterrato, degrado, eccetera. Quindi insomma, i paracarri. Sì, e poi Camilla. E poi ci sono, posso dire questo magari ad Alessandro, così lascio poi a lui lo spazio, in zona 4 c'è la scuola di via Zama. Questa è storica. Dove siamo stati mille volte, devo dire, è stata occupata, Camilla, liberata, rioccupata, riliberata, un edificio pubblico, potrebbe servire a mille cose in quel quartiere, e invece in uno stato di abbandono e purtroppo ospita sbandati di etnie varie. Camilla, noi eravamo già venuti qua. Sì. Con i ragazzi della Lega per far vedere, però allora era occupato, cioè c'erano, sì, c'erano tanti, le persone. Tanti. Ma cos'era successo? Perché mi ricordo che tu e una signora, o parecchie signore, parecchissime signore, sì, tante, avevano avuto da dire con te, ma cosa avevi combinato? Stavo solo filmando la situazione, e a quanto pare non le andava bene. Ah, non era gradita, no. Gradito il fatto che tu filmassi? No, non era gradita la mia presenza. Ah, proprio la presenza? Sì, mi quindi... hanno bandita completamente. Ma cioè i banditi che bandiscono, una cosa molto interessante, no? Comunque, perché mi ricordo che c'era stato proprio un momento nel quale quasi ti inseguivano. Sì, una specie di colluttazione. Anche senza stata... quasi. Sì, sì, no, mi hanno lanciato un telefono che mi è arrivato proprio qua e poi sono dovuta per forza scappare perché stavano arrivando in 6 donne belle anche robuste. Bene, quindi... bene. Allora, ragazzi, questa è la realtà di Milano, il sindaco Sala, anzi questo ancora prima, il sindaco Pisapia, il Partito Democratico ha voluto spendere 1 milione di euro dei milanesi per fare questa roba qua. Abbiamo speso 1 milione e poi per farlo, e poi ci è costato chissà quanto per mal gestirlo. Adesso, siccome è una schifezza totale, hanno sgomberato, li hanno mandati via, li hanno mandati in un altro luogo, in via Novara. Tutte le persone che vivevano qua le hanno portate in via Novara, e adesso rimane questa, questo brobrio, questa spazzatura, questa discarica a cielo aperto che qualcuno, i milanesi, dovranno pagare per ripulire. Questo è il Partito Democratico, questo è Beppe Sala, questo è il Beppe Sala che appunto probabilmente vorrebbe fare il grande salto, cioè abbandonare la campagna elettorale di Milano. Secondo me si sta mangiando le mani, se avesse saputo un po' prima che c'era l'ipotesi di Draghi, col cavolo che annunciava la sua ricandidatura come sindaco di Milano. Comunque, Beppe, è andata così. Ti tocca a questo punto o sfidare il centrodestra, e tanti auguri perché questo è quello che lasci a Milano, oppure lasciare una campagna elettorale, lasciarla in corsa, scendere dal tram di Milano, il tram che come sempre, io te l'ho detto, hai usato come un trampolino. Sala, bocciato. Ciao ragazzi.